Let's go! Bentornati, ovetti, su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nello scorso episodio siamo stati nel sottosuolo, vero? Esatto. E eccola. Abbiamo visto questa luce sull'isola celeste delle origini, quindi ovviamente oggi andremo lì. E poi andremo anche verso la prossima lacrima del drago. Importantissimo, off camera ho fatto un giro di alcune aree che abbiamo già visitato. Sono stato anche in una grotta dove ho preso una gemma di lo spettro. È una grotta che abbiamo già esplorato, quindi pazienza. E ho potenziato un po' le mie armature, perché così preferisco farlo off camera, si fa prima. Inoltre, ho notato che la prossima cosa che serve per l'armatura del barbaro è una cosa di Lynel che noi non abbiamo. Qui c'era uno scrigno con degli alianti e qua sopra ho visto che c'era un Korogu. Quindi voglio sbloccare il Korogu on camera, perché mi sembra brutto farlo off camera. Eccoci qua. Quindi direi di andare prima verso la luce e poi di fare la lacrima. E se riesco, vorrei in realtà oggi esplorare anche almeno un po' Firone, perché domani, so già che cosa voglio fare, voglio provare ad andare in questa zona qui. Perché, ripeto, la reputo molto importante visto che lì c'è il grande albero Deku, e anche perché è l'ultima zona da sbloccare con le torri topografiche. Quindi ci vediamo direttamente al Santuario del Tempo. Cosa è? C'è un golem. Santuario del tempo. Sì, lo so. Ho atteso. Ho atteso il tuo arrivo. Il mio compito è eseguire un rituale con cui verificare la forza di chi si reca qui. Se ti dimostrerai all'altezza, ti racconterò la storia di questo luogo, l'isola celeste delle origini. Lore! Mi sembra che tu abbia ciò che serve per partecipare al rituale e ascoltare la storia. Che il trigger di questo evento sia aver aiutato... ora non ci stanno, però tutti e quattro i saggi? Quindi Sidon, Yunobo, Riju e Tulin? Vieni a parlarmi quando ti senti pronto per eseguire il rituale. Ora? Desideri partecipare al rituale e conoscere la storia? Sì? Molto bene, allora ti spiego come funziona il rituale. È molto semplice. Bisogna accendere i 3 falò sparsi per quest'isola per poi tornare qui entro il limite di tempo. Il tempo limite è 12 ore di gioco, ovviamente. La campana del tempo rintoccherà una volta per marcare l'inizio del rituale e una seconda volta per concluderlo. Con questo si conclude la mia spiegazione. Se vuoi partecipare al rituale, sei pregato di attendere qui fino alla campana del tempo del mattino di domani. Confermi di voler partecipare? Sì. Intesi. Aspettiamo che le isole si elevino e che rintocchi la campana del tempo delle 7. Grazie per la tua pazienza. È giunto il momento di dare inizio al rituale. Ci sono delle cascate in cielo. Vuoi ascoltare la spiegazione del rituale? Molto bene, allora ti spiego come funziona il rituale. È molto semplice. Accendi 3 falò e torna qui prima del prossimo rintocco della campana del tempo. Hai 12 ore a partire da adesso. Ma attenzione, durante il rituale non puoi mettere piede a terra, se non per atterrare sulla cima del tempio. Il tempo limite è di 12 ore. Che io debba usare allora l'armatura Zora? Perché, credo che sia l'unico modo per non toccare mai terra mentre vado avanti. La campana del tempo rintoccherà una volta per marcare l'inizio del rituale e una seconda volta per concluderlo. Con questo si conclude la mia spiegazione. Bene, che il rituale abbia inizio. E cominciamo. Ha detto che non posso mettere piedi a terra. Domanda, a parte quello che vedo chiaramente, c'è un modo per... Ah, ok, perfetto. Posso direttamente mettere qui le mie puntine, quindi andiamo qua. Ah, vero, off camera ho anche preso un bel po' di razzi, mi raccomando. Non che io li possa usare, perché dovrei stare a terra per usarli, però... Allora, ah, vero, l'armatura Zora, non scordiamoci l'armatura Zora, così posso risalire le cascate. Vediamo un po'. Non... Ah, stop! Non abbiamo Tulin! Perché ovviamente avere Tulin qui vuol dire
finire in 3 secondi la missione. Ok, ci sta davvero un sacco. Devo solamente ricordarmi che non posso appoggiarmi a terra. Automaticamente vado qui. E Borneo! Arrivi fine qua sopra! Quanto in alto è? Basta, ok, seriamente basta pensare al drago e Borneo. E burniamo questo falò! Vai! Perfetto. E si continua a salire. Dov'è il prossimo? Dovrebbe essere in quella direzione. Là, ok, perfetto. Devo raggiungere una cascata. Mi sa che conviene raggiungere prima... qual è il più vicino, un attimo? Ah, equidistanti, ok. Quindi, mi sa che non importa. Cioè, volevo atterrare qui, però dovrei arrivare anche a quella cascata, no problem. Il punto è che questa è la zona fredda, quindi mi sa che serve qualcosa di... per darci resistenza al freddo, ho ragione. Avrebbe senso. 3, 2, 1, 0, freddo. Lo metto in automatico. Ok, perfetto, sì, dovevo metterlo. Facciamo così. Quindi si vola un'altra volta in alto. Non voglio affrontare quelli. Altra cosa, mi manca tecnicamente solo un altro pezzo per potenziare l'elmo che abbiamo noi adesso. L'arco si sta per rompere, no problem. Tanto mi bastano 2 frecce. L'ho fatto? L'ho mancato completamente, ma no problem perché abbiamo un bel po' di frutta ignea. Oh, piano però, ciccio, piano. Il prossimo si trova laggiù. Quindi mi sa che l'unica è prendere queste cascate e risalire per di là. Perché non ho abbastanza slancio, credo. Ora vediamo un po'. Da notare, il rituale, chi l'ha ideato? Non il golem, l'avrà ideato Raul. Quindi proviamo un po' a vedere cosa fare qui. Fortunatamente si ricarica tutto. No, 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 fermi, fermi, fermi. Preferisco... un attimo, ok. Preferisco uno ricaricare la stamina. Due andare leggermente più in alto. Quindi torneremo laggiù. Magari è un modo strano per fare il rituale, ma non so la strada corretta, insomma. Sicuramente c'è un modo per farlo il più in fretta possibile, ma il mio obiettivo è farlo e basta. Andiamo su. C'è un'altra cascata, abbastanza vicina. Sembra che io debba andare direttamente laggiù. Ok, no, posso fare tutta questa strada usando questi altri... Cosa sono? Sono isole celesti anche queste? Credo di sì. Dov'era? Era laggiù? No, laggiù. Sto ovviamente facendo i dovuti tagli, non voglio stare qui per 100 anni. Però 12 ore non sembrano forse un po' troppe? Cioè, è vero che ne abbiamo appena spese quasi 3 per arrivare all'ultimo falò, però siamo all'ultimo falò. Quindi vuol dire che siamo quasi arrivati alla fine. Non abbiamo nessun arco. Dove sono i miei archi? Arco da cavaliere? Va benissimo. No. Sì. No. Ok. Vai! Ho preso? L'ho preso. Devo solo tornare indietro. Ce l'ho già quasi fatta. Però... non so se avete notato o se l'ho lasciato on camera. Sembra che non serva avere per forza stamina aumentata. Perché sono tornato a quella cascata per fare il salto con uno sputo di stamina della ruota numero 1, insomma. Quindi credo che si possa fare questa missione anche senza avere più stamina. Che in realtà è una buonissima cosa, mi raccomando. Che io possa risalire anche le cascate che stanno cadendo là sotto? Non conviene, per carità, però mi sa che si può fare volendo. Dovrei esserci. Perfetto! Questa era l'ultima cascata da risalire. Quindi, credo di dover tornare... Non ha detto ritornare al centro, vero? No, il puntatore sembra proprio indicare il golem. Ergo, abbiamo finito la missione, giusto? Ben fatto, ti sei dimostrato all'altezza. Come promesso, ti racconto la storia dell'isola celeste delle origini. Molto tempo fa, l'isola su cui si erge questo santuario del tempo e tutte quelle circostanti erano parte della superficie. Eppure, come puoi vedere anche tu, sono sospese in cielo. Ecco il perché. È in queste terre che si sarebbe risvegliato l'eroe che avrebbe sconfitto il re dei demoni. Si decise di far elevare le terre al cielo per non permettere al re dei demoni o ai suoi seguaci di distruggerle.
Grazie al potere dei saggi, in un remoto passato queste terre vennero strappate alla superficie per galleggiare in cielo. E questa era la storia dell'isola celeste delle origini. Tessuto Zonau. Grazie. Quello che vedi è un dono che i saggi, il cui potere levò le terre al cielo, mi hanno ordinato di darti a fine storia. Ti prego di accettarlo. Quindi questa è una sfida per ottenere un altro tessuto per la nostra paravela. Aggiungerei... Io ho già un paio di tessuti, ma non ho ancora messo nessun altro tessuto a parte quello base. Per farlo dovrei tornare a Finterra, però non mi va. Adesso andiamo verso la prossima lacrima, che dovrebbe essere esattamente sotto di noi adesso. Siamo sull'isola della prova di eroismo, ossia la seconda isola dove abbiamo trovato la maschera aerodinamica. Comunque, eccola laggiù. E fortunatamente per me, quello che vedo laggiù è il punto dove c'è la goccia della lacrima. Sono abbastanza facili da individuare, sono più pieni rispetto alle altre gocce. E quindi c'è un sacrario nelle vicinanze, che andremo a fare, credo, più tardi. Adesso voglio vedere il ricordo. Un'altra cosa però, giusto, la prossima lacrima si trova proprio a Firone, dovrebbe essere in... questa zona circa. Quindi dopo questa faremo un'altra lacrima, perché voglio andare avanti. Maestà, c'è appena giunta notizia. Il nemico si è impadronito anche dell'ultimo villaggio del deserto Ghirli. Allo stato attuale, l'esercito del re dei demoni è troppo potente per noi. Sì, lo so bene. Lasciate che mi occupi io del re dei demoni. Raoul, ormai è troppo tardi. Non puoi sperare di fermarlo con le tue sole forze. Ma vedi, tu non sei solo. Le Gerudo, i Gon, gli Zora, i Rito e anche Zelda. E ovviamente anch'io. Noi siamo tutti con te. C'è una cosa che desidero mostrarvi. Quelli sono le gemme segrete. Devo chiedere a tutti di darmi il vostro potere. Oggi qui riuniti, giuriamo sulla nostra vita, eterna fedeltà, a Raoul, il re della luce.
Raul, primo re di Irule e re della luce. Intanto là c'è un sacrario. E quello? Non credo perché mi indicava qua sotto. E ovviamente qui c'è anche un Korogu, perché figuratevi se non c'è un Korogu, vero? Esatto. Sappiamo però che non hanno vinto per niente. Sono però riusciti a sigillare. Raul è riuscito a sigillare il re dei demoni Ganondorf. Però, mentre cerco il sacrario, quante gemme segrete ci sono nel passato? Cioè, sappiamo che ci sono quelle quattro delle, di Rito, Zora, Gerudo e chi manca? Goron, ok, perfetto. Poi abbiamo quella di Raul, che però è diventata quella di Zelda. E poi abbiamo quella di Sonia, che è diventata quella di Ganondorf. E poi abbiamo quella di Mineru. Quindi in totale sono sette. E non per fare parallelismi, insomma, con Ocarina of Time, ma abbiamo Zelda, che è il capo dei saggi, Raul, della luce appunto. Abbiamo quello della foresta, che è diventato quello del vento, Darunia, poi sarebbe fuoco. Poi abbiamo Acqua, la principessa Ruto, Impa, che era dell'oscurità. E poi abbiamo Naboru, che era quello del dello spirito, giusto? Che a questo punto suppongo sia Mineru. Quindi sono sette saggi. Intanto Korogu, si è visto, si capiva. E a noi manca un anello, che a questo punto è per forza qualcosa legato a Mineru, perché abbiamo già una Gerudo, ossia Riju, all'anulare, vero? Sì, ok. Sto intanto cercando una grotta, perché è sotto di noi il sacrario. E quindi la gemma mancante e il saggio mancante sarebbe Impa, che Ombra, ovviamente. È caduto qualcosa? No, ok. Ombra, ovviamente, l'ha presa Ganondorf, e quindi a noi manca tecnicamente un saggio? Boh, gente, la risposta è boh. Andiamo di qua, magari è qua giù la grotta. Ho finalmente trovato il rupiniglio, è nascosto nell'erba alta, manco fosse un Pokémon. Ed è un grande bene che stia correndo laggiù, perché stavo andando a controllare che cosa fossero queste rovine. Quindi vuol dire che questo è l'ingresso di una grotta. Mi sa che è la prima, esatto, è la prima volta che vediamo un ingresso della grotta, di una grotta simile a questo. Nuovo sito, e c'è qualcuno? Grotta di Capo Tarm. Cosa dovrei fare? Ehi, che spavento, non pensavo di incontrare qualcuno qui. Anche tu hai saputo del testo antico di Koda e sei venuto a cercare il tesoro? No? Oh, non è così? Allora ti trovi qui per puro caso. Io sono qui insieme alla mia amica Finel, degli Zora, e stiamo cercando un tesoro. Non abbiamo già sentito il nome Finel? Mi sembra di sì. Vabbè, Koda, la madre di Finel, ci ha mostrato un antico documento. C'era scritto: tanto tanto tempo fa, a Capo Tarm, esisteva una roccia sacra custodita in un sacrario. Era un sacrario incredibile, incredibilmente sacro. L'ha detto davvero? Sì, più o meno, era questo il suo contenuto. È un testo antico, ma scritto in maniera un po' fumosa, ecco. Per quello ero un po' scettico. Però, hai notato come ripete sacro? Non sarà mica un sacrario che custodisce un tesoro? No! Finel, o Finel, era così emozionata che ha gridato «Caccia al tesoro!» Poi ha subito lasciato il villaggio degli Zora. Io l'ho seguita, e tutti galvanizzati abbiamo raggiunto questa grotta, ma... Finel mi ha preceduto nuotando fino alle profondità della grotta. Mi ha detto: tu sbrigati a raggiungermi. Temo che Finel mi creda in grado di fare qualsiasi cosa. Certo, ho iniziato ad allenarmi, ma il nuoto non è il mio forte. Ho trovato una piccola zattera lì e ho tentato di salirci sopra, però... L'acqua di questa grotta va su e giù con strappi violenti, quindi è difficile non andare a sbattere su qualche roccia. Non so come avanzare. Ho promesso a Finel che avremmo cercato insieme il tesoro, ma ora come faccio? Vuoi letteralmente che ti porto io? Appunto. Non sarà che vuoi farmi salire sulla zattera e portarmi ancora più in profondità? Sì, lo posso fare, no problem. Avrei però bisogno di... gola e qualcosa di... Ah, ok. Non serve la cosa di
Zonanio, allora. Sì, ho trovato una spada reale. Volevo prendere delle ventole, ma a quanto pare non serve. Ok, ciccio, sei pronto ad andare? Sei pronto a nuotare? Da notare che la marea sale e scende in maniera quasi... Dammi 2 secondi! Io ho temuto di morire, ma se non mi dai 2 secondi e mezzo per... Vabbè, lasciamo stare. Ho capito che devo pilotare io questa roba, però ti prego, sali sulla zattera e... Oh, mamma mia, Sidon, pure tu ti ci metti? È tutta questione di tempismo, ovviamente. Quindi, andiamo piano. Quando le rocce sono sott'acqua, userò il ventaglio. Quando non sono sott'acqua, pazienza. E forse, sì, conviene anche usare questa. Quindi vai. No, che fermo. No, vai, continua. Perfetto, e quando siamo un po' troppo avanti, posso usare reverto, annullarlo, per fare un piccolo splash e per non far continuare il momentum della barca. Non sembra difficile la missione. Ci vediamo in fondo alla grotta. Spero solamente che... piano. Aspettiamo giusto un secondo. Spero solamente che la spada non rompa questa zattera. Non dovrebbe. Spero che non lo faccia. E Tulin non funziona. Ok, no problem. Non so perché non riesco a prendere lo scrigno. Mamma mia. Sì, c'è uno scrigno di legno qua sopra. Quindi... dammi i tuoi contenuti, che siamo già quasi arrivati. Scudo da cavaliere, non male. È sicuramente meglio... Ah, sì, ho messo uno scudo con opale qui. Guardate, non serve a niente. Fosse stato uno zaffiro, l'avrei fatto sciogliere. Però, pazienza. Arrivo, Finel. Ce l'ho fatta, finalmente siamo arrivati. Ti ringrazio. Sasan, sei un po' pallidino, stai bene? Sto bene, scusa se ti ho fatto aspettare. Guarda, Sasan, c'è una pietra che emana una strana luce. Chissà se è questo il sacrario in cui è custodita la roccia sacra di cui parlava quell'antico testo. Però, qui di tesori non c'è traccia, devo dire che sono un po' delusa. Finel... siamo venuti qui dal villaggio degli Zora in cerca del tesoro nascosto di questa grotta. È stata una faticaccia, ma alla fine siamo riusciti a vedere questo sacrario, insieme. E questo per me è più importante di qualsiasi tesoro. Sasan! Questo viaggio che abbiamo fatto insieme per trovare il tesoro è piaciuto tanto anche a me. Sarà un bellissimo ricordo. Grazie per avermi accompagnato fin qui. È merito tuo se ho capito quali sono i veri tesori. Così non ti lascerò a mani vuote. Tieni, è per te. È un opale. 2 secondi fa ne ho buttato via uno, eh. È una pietra che ho trovato durante il tragitto verso la grotta. Spero che ti possa tornare utile. Oh, anch'io ho qualcosa per te. Ti prego di accettarlo. Un altro opale. Guarda, grazie. L'ho trovato anch'io lungo il tragitto. Si integra bene con il regalo di Sasa, non sei d'accordo? Bene, Finel. Torniamo al villaggio degli Zora. Koda sarà felice di sapere che il testo antico diceva il vero. Giusto. E teniamoci per mano mentre nuotiamo, così non corriamo il rischio di dividerci. Va bene, ma facci piano. Io non ho mica le pinne. Il tesoro sacro. Domanda. Sì, dovrei unire qualcosa alla spada reale. No, non posso rompere queste casse, pazienza. Sacrario di Yomizuk. Vediamo se trovo altre frecce nel frattempo. Giusto un paio, niente di che. Entriamo. Esattamente, è una bella ricompensa. Ha detto che c'è una pietra rara qua dentro, giusto? Quindi sarà o uno zaffiro o un diamante? Mi aspetto quello. Esatto, ok, quindi ci sta. I diamanti sono buoni e si vendono a prezzi molto alti. Sfera della benedizione, numero 5. Adesso posso andare verso Firone. Non so quanto riuscirò ad esplorare di Firone. Intanto tolgo... queste puntine. Ma voglio provarci. Quindi devo andare qui. Oh! Si fermi un attimo, mia cara Firodra. È ormai a tardi. Però è quello? Dovrebbe essere questo. Sì, devo andare laggiù, oltre il ponte Hylia. Chissà se riesco a raggiungere prima quell'isola. Non credo proprio, mi sa che... avrei dovuto usare un aliante
Però tentar non nuoce. Inoltre è un ottimo punto di pausa per arrivare lì. Wow, comunque, sì, me ne sono accorto adesso. Alla faccia di esplorare Pirone. Siamo qui solamente... C'è una pietra? Lì? Siamo qui solamente per la lacrima, ovviamente. Che poi la prossima si trova proprio in questa zona qua. Quindi c'è un motivo se ho voluto fare prima queste due lacrime e poi domani andremo in quella direzione. Perché? Pietra. È sotto? È dentro il mulino? Ok. Mi stai dicendo letteralmente posa questo e buttati là dentro? Abbiamo già ipotizzato che io debba buttarmi qui. E là c'è un Griok. Andiamo! Prima che despawni, potrei in effetti affrontare il Griok e superare le mie paure? Vedremo, ok? Dico sempre così, però al 95% affronteremo quel Griok oggi. Ovviamente. Ed il cristallo è proprio a fianco a noi, perfetto. Nuovo sito! Grotta del mulinello del lago Hylia. Intanto prendi questo e salto la scena. Sacrario di En-Oma. Anche questa è una ricompensa. Che poi ricordo, ogni singolo sacrario a noi è utile per sapere dove sono le radici nel sottosuolo, quindi ogni cosa è cosa buona. Spada di zonanio massiccia, attacco più 3. Grazie. Se devo affrontare il Griok, abbiamo delle armature decenti adesso? Sì, perfetto. Devo prepararmi almeno un po', sia psicologicamente che non psicologicamente, mi raccomando. Intanto questa è la nostra sesta sfera. Non riesco a dire bene sfera. Ovviamente però questa è una grotta e quindi c'è un rospettro. Il Griok era un Griok igneo, se ho visto bene. Dovrei avere abbastanza frecce perché le teste sono abbastanza in alto. Inoltre ha 3 teste, 3 occhi giganti, quindi ovviamente devo colpire le teste, gente. Poi abbiamo Sidon che ci crea uno scudo. Dovrei avere anche qualche razzo extra, qualche scudo razzo. No, 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 aspetta. Ce li abbiamo i razzi ora. Dovrei stare a posto adesso. Queste sono le mie armi nuove. Soprattutto questa la userò spesso e volentieri. Abbiamo un bel po' di scudi razzo, ne abbiamo 4. Tutto questo perché abbiamo già visto che i Griok sono in grado di volare. Come torno su? Posso tornare su da qui? Davvero? Non arrivo in acqua però? Ora vedremo perché... Vai? Sì, come si esce da qui allora? Ah, beh, nessuno mi vieta di teletrasportarmi ad un sacrario, giusto? Però il sacrario più vicino qual è? Questo qua, che ironicamente mi farebbe andare anche qui più in fretta. Ok, allora, andiamo qui, facciamo giorno e poi affrontiamo il Griok. Sappiate che mi sono solamente buttato dall'altopiano delle origini e sto andando verso il Griok. Dovrei forse cucinare qualcosa. No, no. Abbiamo adesso armature decentemente buone. Abbiamo modi per attaccare il Griok, le frecce. Devo solamente far fare giorno. Mi spiace Korogu, però non posso affatto aiutarti. Oggi devo superare le mie paure e finalmente affrontare un Griok. Quel Griok. Griok igneo, giusto? Sì. Il giorno sta arrivando, però è meglio andare avanti alle 5. Spero di essere pronto. La nostra prima battaglia contro un Griok. Abbiamo scudi razzo, abbiamo frecce, abbiamo archi reali, useremo ovviamente questi. Essendo di fuoco, dovrebbe essere debole al ghiaccio. Quindi già che ci sto, forse dovrei già equipaggiare la lancia dell'Izalfos glaciale. Speriamo che vada tutto... Ah no, aspetta! No, non importa, tanto... Tanto... Beh, tentar non nuoce, giusto? È il momento! Griok igneo! Oh,
Piano. Vediamo cosa fa. Abbiamo Sidon, fortunatamente, che ci dà una barriera d'acqua. Che è già stata distrutta. Via. Sapete che si può fare di bello, vero? Ovviamente posso provare a colpire le sue teste. Vai. Con... o acqua o ghiaccio credo che vadano bene, eh. Quindi andiamo. E uno. Perfetto. E due. E ovviamente di teste ne ha tre. E quindi... e tre. Perfetto. Si è stunnato. Perfetto. Va benissimo. Attacca. E... bam! Non gli sto facendo niente! Quanta vita c'ha sto coso? Ok, non è affatto il momento di affrontare un Griok. Non è affatto il momento di affrontarne uno. Aspetta, fermo. Vento. Ok, l'ho colpito. Sì, è che vi ho detto che andavi in cielo. Ah, una testa è giù però. Una testa è assolutamente giù. Oh. Piano. Il fuoco dimmi che genera un po' di vento. No, eh. Come faccio a salire? Cioè, non voglio usare sempre razzi. Oh. Fermo. Vai. No, va bene, usiamo un altro razzo allora. Mamma mia, già ne ho usati due. Non volevo usarne due. Ok. Ripeto, se sei vulnerabile al ghiaccio, ovviamente uso il ghiaccio. Ok. E... vai. Cambiamo arma. Direi di prendere l'arma più forte che abbiamo. Questa va bene? Questa è meglio, più veloce. Ok. Andiamo. Testa di Griok. Ok. No, colpisci la testa. La testa ovviamente è il punto debole, ma... ok. Continua a sollevarsi. Aspetta, fermo. Magari riesco a colpirne una. No, mi ha buttato via. Forse... ok. Oh, va bene. L'arco reale comunque fa abbastanza danno. Non serve per forza il... il... oh, invece sì, se mi colpisce però. Non mi ha fatto tanto danno, bene. Pensavo... non cadere di sotto e... curiamoci, giusto un secondo. Fa davvero così caldo, Link? Ho altri cibi? Sì, ok, perfetto. Attenzione. Vieni. Potere dell'acqua. Posso fare così? No, non posso assolutamente fare così. Yunobo non ci arriva. L'unica cosa è usare Riju, forse. Non credo che il fulmine abbia super effetto, ma tentare non nuoce. Vai! Ok. Invece l'effetto ce l'ha. Almeno su una testa. Non mi posso avvicinare troppo, allora. Vai. No. Raggi laser. Sidon. Una mano, please. Ok. Che da qui io possa... no! Devo usare un altro razzo. Mi sa che è impossibile da fare senza razzi questa. Proviamo. Oh, mi ha colpito un secondo, però... sono vivo. E quindi... bam. Colpito? Sì. Un altro colpo. Se qualcuno si levasse di mezzo. Ok. No, devo usare per forza il freddo. È super efficace, quindi... let's go. Perfetto. Tutto giù. Possiamo attaccare adesso. Vai. Vai, continua pure. Siamo a metà vita. Voglio almeno sconfiggere questo e poi andare verso quello. Aia. Sta fermo per due secondi. Oh, l'ho colpito non so come. L'ho colpito seriamente non so come. Devo usare già un altro razzo, ok. Usiamo un altro razzo allora. Però mi devo girare. Su. E adesso uno. No, conviene usare il ghiaccio, sì. Perché essendo debole faccio molto più danno. Proviamo ad usare uno zaffiro. No. Zaffiro no. Zaffiro è buono, ma non voglio usarlo. Forse un costato di Ghibdo potrebbe aiutare. Perfetto. Cadi giù. E smash. In effetti, forse cambia arma, ok. Sarebbe meglio usare questa. Sì, proviamo. E spin to win, ciccio. Vai, ancora un po'. Non manca molto. E olè. Manca poco. Ah, ce la sto facendo. Caldo insopportabile. Fermo. Sta andando in alto. Abbiamo un altro razzo? Tecnicamente sì, abbiamo un altro razzo. Basta fare così e togliere dalla borsa e usare un compositor poi. Sì, compositor, grazie, dammi lo scudo razzo. Quanto in alto è andato? No. No. Cosa?
Supernova Teostra, ne sta facendo un'altra! Ne sta facendo un'altra! No, fermo. Arco Gerudo, dovrebbe arrivare più lontano, giusto? Proviamo con un altro fiore di ghiaccio. E se non funziona, vediamo che altro combinare. L'ho raggiunto, ok. L'ho raggiunto e quindi davvero voglio usare uno zaffiro. Mi spiace, ma non saprei come altro distruggerlo. Quindi mi dai uno zaffiro? Zaffiro? Ah, è vero, abbiamo questi! Occhio di pipistrello glaciale. E due... Fortuna che sono ricordato di averli, E... tre! Dai! L'ho beccato? L'ho beccato! Dai, Tulin! Ok, l'ho sconfitto! Ho superato le mie paure. Mamma mia! Non affronta... Oh! Corno igneo di Griok. Un corno di Griok a forma di corona infuocata. Combinalo con un'arma per potenziarne incredibilmente l'attacco. Può diventare un ingrediente di una pozione. Mai lo userò. Questa intanto è un'ala di Griok. Ce la voleva vendere coso? Coltin. Cioè no, ce la dava in premio Coltin. Mamma mia, mai affronterò un Griok adesso. Ma... oh mamma. Però, ok, ho superato le mie paure. E questa è la cosa importante, credo. Quindi, là ho visto che c'era un... un baratro. Però non devo adesso andare nel baratro. Devo invece individuare il punto della lacrima. Che ora non vedo. Vabbè, lo vedremo da vicino. Ci sta, però. Deve essere una battaglia complessa. Magari in realtà non è complessa. Però l'ho sconfitto. E l'importante è quello. Sicuramente ci sono modi e modi per affrontare un Griok. Quello glaciale che abbiamo visto, mi sembra, due episodi fa. Sarà vulnerabile al fuoco, quindi bastano occhi di pipistrello igneo. In effetti potevo benissimo usare gli occhi di pipistrello senza dover per forza fare altro. Non voglio andare nel sottosuolo un'altra volta, ciccio. Però quello è un Lizalfos nero. Dov'è la lacrima? È in cima a tutto, vero? Sicuramente è in cima a tutto. Va bene, spero di riuscire a trovare in fretta il punto, perché una volta raggiunta quella finirà il video. Tuffiamoci! Oh! Oppure no! Perché abbiamo un bellissimo mezzo di trasporto qua. Volevo fare un altro taglio, ma non sembra essere necessario. Ah, però è un gran peccato, vuol dire che Firone ancora non possa esplorarla. Ah, non importa, non importa. Roberto! Forse dall'alto, e magari togliessi questo... potrei anche vedere dov'è la lacrima. Il ricordo, intendo, di preciso. È là? No? Eccola! La vedo. Annulla reverto, non serve più. Qualcosa qui? Sembra di no. Ok. Ultima cosa che faremo oggi e basta. Nel frattempo mi guardo intorno solo per sicurezza. Due lacrime in un episodio. Ci può stare, vero? Spero di sì. Mia Sonia. Ah, Zelda. Vostra Maestà, prima che domani affrontiate il re dei demoni, c'è una cosa che devo dirvi. Io sono finita nella vostra epoca, dopo aver scoperto una mummia sepolta. Ah. Su, continua.
Quando ho visto Ganondorf trasformarsi grazie alla gemma segreta, tutto quanto mi è stato chiaro. La mummia che avevo scoperto era proprio lui. Credo che quell'uomo non possa morire. Nonostante tutto, è sopravvissuto fino alla mia epoca. Significa che domani noi non saremo in grado di sconfiggerlo. Sarà tutto inutile e Ganondorf vincerà. Ma allora voi, Vostra Maestà, forse, ma non posso tirarmi indietro. È stata solo la mia arroganza a condurci fin qua, ed è mio preciso dovere pagarne il prezzo. Ma soprattutto, io sono il sovrano di Hyrule, e il compito di un re è salvaguardare e proteggere il proprio popolo, persino a costo della sua stessa vita. Vostra Maestà. E se proprio non dovessimo riuscire a sconfiggere Ganondorf, ci affideremo a Link e alla spada che brandisce. Sarà lui la nostra ultima speranza. Ma ricorda, in quel futuro tu non eri mai giunta nella nostra epoca. Ora invece sei qui. Zelda, qualcosa ti ha portato qui per un motivo preciso. Non può essere una coincidenza. Io sono qui per un motivo. Per questo, come ho poi già detto, i viaggi nel tempo creano così tanti casini. Noi abbiamo visto la mummia sigillata, quindi potrebbe essere che si è creata un'altra linea temporale, un po' come è successo in l'era della calamità, e l'intervento di Zelda nel passato ha fatto qualcosa, oppure questa è la linea temporale di Zelda, e quindi non c'è un multiverso. Ogni gioco, ogni media che sia, interpreta diversamente i viaggi nel tempo e creano così tanto caos. E comunque finalmente Zelda si è resa conto de... Ah, la mummia è il re dei demoni, Ganondorf! Muy bueno, Zelda! Vabbè, ovviamente possiamo passarlo, forse... Non ha incontrato la mummia reidratata, insomma. Quindi, Wet Ganondorf. Detto così è bruttissimo, lo so. Vorrei però porre un attimo la vostra attenzione sul braccio, in realtà, di Raoul. Ovviamente, ora Zelda si è resa conto che quello è il braccio di Raoul che ha sigillato la mummia. Lei non lo sapeva, ce l'ha detto Raoul dopo che lei è tornata indietro. Raoul non ha stretto la mano, mi sarei aspettato un no, devo resistere, invece no, è come se si fosse già arreso. Là siamo già stati, vero? Sì, ok, perfetto. Non so ancora quando andare là sopra, suppongo a questo punto che sia una quest secondaria da iniziare a Firone da qualche parte, però ora come ora non importa, perché forse tornerò al forte di guardia. Voglio sapere cosa vuole dirci Pruna, perché, indovinate un po', se la zona che domani voglio esplorare è storia principale, preferisco andare da Pruna. Poi al massimo posso ignorare quello che dice Pruna per andare a fare quello che mi va. Quindi, io vi saluto, e noi ci vediamo domani su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. See you next time, baby.